prima BMW Motorrad Napoli. Ti aspetto su motoricambi39.it. Moto Design Customs, in via Ida 2731. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Due ruote, corso Novara 13, Napoli. Motoshop 3000, a Capua in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Benedetto Brin 64B. Come detto, fuoristrada, per invitarvi, invogliarvi un po' a provare questa magnifica esperienza, vi mostriamo una bella clip che abbiamo realizzato durante la nostra uscita con gli amici di Roccarainola, quindi provincia di Napoli. Fuoristrada si può fare anche non lontano dal capoluogo campano. Appunto, gli amici di Roccarainola ci hanno condotto attraverso dei magnifici sentieri inoltrati nel parco del Partenio, in zone ovviamente dove è più o meno è accessibile, insomma, ed è consentito, insomma, attraversare anche con le moto. Quindi vediamo tutto in questa bella clip e ci vediamo dopo per parlare anche di altri argomenti. Siamo pronti, bellissima giornata, e pronti per raccontare quello che faremo. Aniello, poi Francesco. Francesco, il nostro Pasquale. Armadino. Vincenzo. Quasi pronti per andare a mangiare. Diciamo che quello è l'obiettivo principale. Poi nel frattempo giriamo un po' le moto, giusto per dare un senso alla giornata, dai. Ma non necessariamente a mangiare, diciamo. Facciamo anche un po' di tutto sano. Seconda uscita ufficiale. Vai. Sei pronto? Messo la GoPro. Abbiamo anche Luchetto. Sì, abbiamo anche la GoPro, Luca. Tu l'hai portata? Ecco. La GoPro? No. Sono la manetta. Franzi, presentaci la tua moto. È un TT59X dell'88. Ritornata a vita. A vita migliore. Ritornata a vita, perché era da buttare. Pronti? Ciao. Ringraziamo Antonella per la caprese, che già è finita. Grazie. Subito, Aniello. La sei mangiata tu? È buonissima. Destra, il canaletto là, torna indietro, ti conviene. Fanno, così si chiama il maio, fanno quest'albero e poi lo vendono a chi offre di più. È la festa di Santa Filomena.
Ma quanto riesci a costare poi a prendere? 1000 euro, 2000 euro, all'altro. Ah, tutti questi soldi. Per la festa. Siamo al rifugio Santa Filomena, più o meno altezza di Sivignano, sui 900 metri sul livello del mare. Una bella struttura attrezzata, la compagnia è buona, il cibo, come vedrete in seguito, non manca. Il tassello l'abbiamo, diciamo, utilizzato. E niente, non ci resta che proseguire questa giornata all'insegna del cibo, dell'enduro e dell'amicizia che ci unisce. Questa è una struttura che ci si può arrivare benissimamente. Io spesso vengo a farmi un giro pure in inverno, che è bellissimo, spesso in questo periodo qua autunnale. Sì. E si può raggiungere questo posto dalla strada statale che porta praticamente Monteforte Irpino. O anche da Mugnano. Mugnano, no? Del Cardinale. All'altezza di Sinignano c'è proprio l'indicazione che indica questo rifugio in altezza di Santa Filomena, cioè accessibile con strada asfaltata quasi fino alla fine qua, gli ultimi 100 metri. Per i bambini col parco. Sì, infatti come potrai vedere c'è una struttura munita di giostre, giostrine, i bagni che sono aperti, poi come fai vedere qua ci sono punti di ristoro che non mancano, tanto verde, è una buona idea per chi vuole passare una domenica fuori. Ci stiamo lavorando di cercare di portare una motocavalcata in questi monti, tra il Partenio e il Clanio, cercando di combinare queste due cose col tuo aiuto, logicamente, di tanti altri amici, e di inserire poi in questo bellissimo circo dell'enduro anche queste zone nostre bellissime. Sarebbe la prima motocavalcata della provincia di Napoli. Sì, sarà, penso di sì, sarà il primo motogiro del Partenio che abbraccerà un pochettino la provincia di Napoli e di Avellino. E tutto Avellino, sì. Un brindisi a tutti, alla prossima! Salute! Saluti, saluti a tutti, salute!